Mister, vista l'impegno contro la Reggiana, qualche defezione di troppo, soprattutto sulla linea difensiva? Sì, credo che per Cangi non ci sia nessuna possibilità, perché abbiamo dovuto tenerlo fermo altri 2 o 3 giorni per essere sicuri e certi del suo recupero, mentre invece Ceccarelli ha cominciato a correre già da 2 giorni, corricchia, però non riesce a cambiare passo, a fare variazioni di velocità e di ritmo, per cui vediamo oggi e poi in base a come sta decidiamo. Per quanto riguarda Colombo Corrado, ha fatto solo ciclette per questi 2 giorni e vediamo oggi come sta, nel senso di scoprire la caviglia che si è distorto e vedere a che punto è. Sì, pare difficile appunto anche il recupero di Corrado, però partendo appunto dalla linea di difesa, rientra Anselmi dopo il turno di squalifica, a questo punto pare quasi scontata la conferma di Alberto Comazzi insieme a Fabrizio. Ci sto pensando, però sono giocatori esperti, loro soprattutto hanno giocatori esperti davanti, perché di sicuro sia Temelin che Rossi sono giocatori che hanno nei loro campionati, nel loro curriculum parecchi campionati, sono veloci, sono rapidi e hanno esperienza, per cui credo che un tipo di esperienza serve. Parlando sempre della Reggiana, tra le defezioni importanti per la squadra di Dominicini, noi non siamo comunque da meno, perché insomma, ne abbiamo appena parlato appunto, uno scontro comunque al vertice, questo che vi permetterebbe di eliminare una diretta concorrente. Sì, è ovvio che tutte le partite noi le facciamo per vincere, sia che tu sia davanti, però capisco anche quelle della Reggiana che sono dietro, che non sentivo, leggevo, che dicevano che vogliono venire a vincere al 20 gol, per cui credo che ci possa stare, chi è dietro è ovvio che deve recuperare, noi che siamo davanti dobbiamo mettere vantaggio. Credo che sarà una partita difficile per noi, difficile per loro, equilibrata, perché la considero una squadra di rango fatta di giocatori forti come Temelin, come Rossi, come Maschio, come Stefani, come May, Zin, tutti i giocatori che conosco bene perché li ho seguiti ancora quando ero a Sassuolo e ho avuto la possibilità di vederli crescere, soprattutto 5-6 giocatori di questo organico sono assieme da 4-5 anni, per cui insomma è una squadra esperta sotto quell'aspetto lì e compatta. Ecco, me lo ricordo anche al termine della partita dello Stadio Giglio, dove tu parlavi con qualche collega del posto e dicevi: non vi preoccupate che voi recupererete la strada, che alla fine oggi insomma, tutto questo ti dà ragione. Sì, ma anche perché insomma i giocatori si vedono, cioè gli organici, dopo che giochi contro una squadra ti rendi subito conto di che forza si è dotata, per cui quando magari non lo sai, lo sai solo sulla carta, ma poi le conclusioni le trai giocando, e quando abbiamo giocato a Reggio Emilia vedi insomma che la squadra era tonica, la squadra forte, per cui sapevo benissimo che ci possono essere difficoltà, che si possono incontrare durante un campionato, però i valori alla fine saltano fuori e mi è andato ragione, perché la Reggiana è arrivata a fare punti nostri, poi ha perso ancora terreno per motivi per i quali ha perso punti non lo so, però è da considerarsi e la considero una squadra di rango. Sono invece a parlare della tua squadra, ballottaggio in mezzo al campo tra Pesso e Fine Garzon, con Esposito e Russo, informatissimo. Sì, cioè io fino alla fine, fino a domenica, alla domenica mattina, le conclusioni non le ho mai, per cui ho magari certamente l'idea di chi dovrà giocare, però fino alla domenica mattina non ho mai quelli che giocano, per cui il ballottaggio in tutti i ruoli ci sono sempre. Confermata comunque il 4-3-1-2 nonostante le defezioni in attacco, con Berrettoni che agirà davanti, alle spalle di Gennaro, e dopo un altro ballottaggio, ovvero Rantier e Ciotola, due giocatori che stanno attraversando due momenti molto differenti, Ciotola più in forma, almeno questo ha dimostrato sul campo, mentre un Rantier in fase di recupero dopo il problema della lombalgia. Sì, Rantier ieri l'ho visto benissimo nella partita che abbiamo fatto, e gradualmente sta acquisendo fiducia, sta acquisendo forza e soprattutto esplosività nei suoi movimenti, che sono la caratteristica principale di Julien, per cui bisogna avere pazienza, aspettare i giocatori di qualità hanno bisogno di fiducia, e Julien è ovvio che lui da parte sua, quando si era sotto porta, delle 3 o 4 occasioni che ha avuto ultimamente, se ne avesse fatti la metà sarebbe stato meglio.